Poi ne citerò qualche altro verso dello stesso capitolo. Alleluia, gloria a Dio santo e giusto. Michea, capitolo 7, versetto 7. Trovato? Alleluia, grazie a Dio. Il Signore sia lodato. Ma io guarderò all'Eterno, spererò nel Dio della mia salvezza, il mio Dio mi ascolterà. Fin qui la parola del Signore. Chiediamo al Signore l'unzione che è assolutamente indispensabile per me e per voi che ascoltate. Padre di grande bontà, gloria a te, e di grande benignità, tu solo buono, Padre. Veniamo da te per grazia tua, Signore. Tu ci hai cercati, ci hai trovati, ci hai glorificati, Padre Santo, e ci hai veramente portati alla tua presenza. Continua a modellarci in quanto tu sei il vasellaio e noi siamo l'argilla nelle tue mani, oh Padre. Vogliamo che ciascuno di noi possa essere veramente un vaso d'onore, un vaso che è modellato da te secondo il tuo beneplacito, secondo il tuo spirito. Unge le mie labbra e ognuno che ascolta la tua parola. E grazia ti chiedo nel nome di Gesù, benedetti in eterno. Amen. Potete sedere, cari ed amati alla grazia. Alleluia. Grazie, Signore. Mosè, togniti i sandali dei piedi, perché dove tu cammini è terra santa. Alleluia. Dove c'è la presenza del fuoco, la presenza dello Spirito Santo, amati alla grazia, anche il luogo ne viene purificato. Alleluia. E grazie a Dio che il Signore spiega la ragione per cui Mosè deve togliere i sandali dei piedi. Era il suo punto d'appoggio, di contatto con la terra, ma ora il contatto deve essere con Dio, alleluia. E tutti i nostri punti d'appoggio potrebbero essere cultura, denaro, lavoro, salute, tutte queste cose devono essere eliminate affinché sia innalzato il Signore e permettere a Dio di cambiare la nostra vita. Sono stato 38 anni fa in una moschea, la moschea di Omar o della Roccia, diverse definizioni, in Gerusalemme, e ci hanno portato a visitare proprio questa moschea, non per la moschea, ma per quello che copriva. Era lì la roccia dove Abramo stava per sacrificare il suo figliolo, quindi gli hanno fatto questa cosa. È un luogo ormai nelle mani del mondo musulmano. Ma prima di entrare in quella moschea abbiamo tolto le scarpe, e ancora oggi non so perché, ma le scarpe andavano solamente tolte, forse erano solcate il pavimento perché erano tutti i tappeti, eccetera. 3 anni fa sono andato in Canada e anche lì non ho capito il perché. Se tu vai in una famiglia devi toglierti le scarpe, tutti, qualsiasi famiglia voi andate, appena arrivate la prima cosa è di togliere le scarpe. Vi dicono dove l'angolo puoi mettere le scarpe, il pavimento è tutto di legno riscaldato, anche se c'è meno 40 fuori non importa, lì non sentite freddo. Ma anche in questo caso non capisco il perché, se è un fatto igienico, se è una tradizione che si tramanda, non lo so. Ma io ho rispettato sia, alleluia, lì quelli che hanno chiesto di togliere le scarpe per avere libero accesso alla moschea di Omar, e ovviamente ho rispettato anche questa idea di togliere le scarpe in Canada. Non lo sapevo prima e adesso ne so qualcosina in più. Ma la cosa importante, amati del Signore, è quella che quando il Signore ci comanda qualche cosa, che sia quello di togliere le scarpe o meno, alleluia, dobbiamo farlo. Se no, non metteremo mai un velo tra noi e chi ci guarda, perché da lì lui ha irradiato tanta di quella luce, Mosè, fratello e sorelle, che quando è scesa dalla montagna, mentre il popolo si costruiva un vitello d'oro, perché non era nella terra santa, non era nella presenza di Dio, amati della grazia, e quindi si va verso l'idolatria, verso l'innalzare ciò che dispiace al Signore, ci si allontana da Dio e ci si lega a cose che Dio odia,
Alleluia. E vediamo che mentre Mosè scendeva e sentiva, qualcuno gli disse che era Giosuè, mi pare, che era venuto a trovare una certa altezza, ma c'è un rumore, sembra una guerra. No, no, non era guerra, gli disse Mosè, che Mosè era un grande profeta, lo conoscevo, non è guerra, non è rumore di guerra. Il popolo è ancora schiavo, anziché essere in Egitto, noi qua, ma è schiavo lo stesso, non è cambiato nulla, perché non vive la presenza di Dio. Io so cosa significa trovarmi alla presenza del Signore, che ha cambiato per sempre la mia vita, gloria al Signore, alleluia. E il Signore intende cambiare la vita, non la vuole cambiare con la religiosità ipocrita, ma la vuole cambiare con la sua presenza, con il suo spirito e con la sua santa e meravigliosa parola. Qualunque cosa lui ci ordina di fare, fratello e sorelle, ha uno scopo, quello di manifestare la sua gloria. E come dicevo, se Mosè non si metteva quel velo davanti, poi non lo so come, dove l'ha trovato, non penso che si era preparato prima. Comunque, in ogni caso, so questo, la scrittura mi dicesse, se non si metteva il velo davanti al popolo, abbagliava, non poteva guardarlo in faccia quello del Signore. E vuole il Signore la stessa cosa, il Signore vuole fare con noi, vuole mettere in luce, ma noi dobbiamo dire: Signore, metti luce nel mio cuore, alleluia, la tua luce, perché anche il mondo con la tecnologia che ha dice che è quella la vera luce, alleluia. Questo una volta me l'ha detto un professore, dopo aver parlato 5 o 6 ore fino alla mezzanotte, poi alla fine abbiamo chiuso il discorso, mi va a dire: se non fosse per questa tecnologia noi mangeremmo del qualcosa di freddo questa sera, perché eravamo per cena invitati in un'occasione particolare. E quindi osannava la tecnologia, questa è la vera luce, diceva lui. E io gli presentavo la vera luce, che era Gesù Cristo. Sapete come, dopo 6 ore di discussione, come me ne sono uscito? Citando una scrittura. Ho citato molte scritture, ma nessuna in modo particolare. L'ho preparato psicologicamente. Ho detto: lei si offende, non è il pensiero mio, è scritto nella Bibbia. Quindi non mi offende. Allora, se non si offende, gli dico ciò che la Bibbia dice in questo caso. Alleluia, di non dare la perla ai porci. Allora dice: a questo punto il porco sarei io. Ma lei non è porco. La Bibbia dice di non dare la perla ai porci, e io ho l'impressione che questa sera ho dato la perla ai porci, ma non è lei, non c'entra nulla. Me l'ha detto Dio del cielo e della terra, alleluia. E vuole il Signore, amate la grazia, fatti vedere che sono capitati a me, amate la grazia, di cui mia moglie è testimone, per fondarsi qualche donato, gloria al Signore nostro Gesù Cristo. È vero, quando ci si prepara, poi vedete che la gente non si offende, perché in fondo è la Bibbia che lo dice. E poi, Signore, il titolo che voglio dare a questo sermone è: un granello di fede. Uno potrebbe dire, non potevi dire un grano, oppure un quarto di decametro, come viene chiamato, 2-3-4 kg di grano. Un granello, anche piccolo, di fede è importante agli occhi di Dio, fratello e sorella, però spesso vedo che non è importante per noi. Noi vorremmo una grande fede, quella di spostare i monti, per poi dire: vedi Signore, è vero che mi hai dato tu una grande fede, ma è vero che io ho spostato questo monte, alleluia. Noi non siamo in grado di spostare neanche una pietra, neanche una ceramina, fratello e sorella, alleluia. Alleluia, noi vogliamo quella fede che è nel Signore, perché è molto più importante l'oggetto della fede che la fede stessa. E l'oggetto della fede per noi, per i cristiani, deve essere, alleluia, il Signore nostro Gesù Cristo, quel grande Dio che si è fatto carne. E buono Signore, ringraziamo il Signore per la sua benevolenza, per la sua bontà e per la sua benignità. Ma sento, prima di andare avanti con il sermone, di fare una breve preghiera questa sera, Padre, ragazzi. Padre Santo, glorioso, sia santificato il tuo nome. Ancora quest'oggi ti ringrazio per averci riuniti in questo luogo, Padre. Ti prego, Padre, consenti a tutti quanti noi di aprire i nostri cuori affinché possa essere messa la tua santa e meravigliosa parola, Signore. Benedicici, Padre, grazie, grazie. Perché tu sei con noi e niente potrà venire contro di noi. Deponi tu il buon seme della tua parola, alleluia, in ciascuno di noi, Padre di grande bontà e di grande benignità. So di parlare all'Eterno, all'Dio vivente e vero, alleluia. So di potermi indirizzare a Lui ed elevare la lode e la gloria al Signore, alleluia. Perché il Signore vive, io so che il mio Redentore vive.
ma spesso neanche quelli della Chiesa ne tengono conto, non solo della piccola fede importante o del fatto che il Redentore vive. A volte si pensa, beh, forse sarà stanco, forse io non merito, è vero, stanco non è, ma che noi non lo meritiamo, non c'è alcun dubbio su questo. Non meritiamo la sua grazia, non meritiamo la sua presenza, non meritiamo niente, neanche il suo perdono. Ma allora che Dio sarebbe, fratello e sorelle? Lui è un Dio di grande benignità, un Dio d'amore, fratello e sorelle, ed è perché queste qualità ce le ha solo Lui. Non avremmo nessuna speranza, fratello e sorelle, senza queste qualità di Dio. Quella, dunque la Bibbia dice un grande perdonatore, non dice uno che perdona e non perdona, insomma, come mi disse una volta un mio parente, dice io perdono ma non dimentico. Gli disse: tu non perdoni affatto. Se non dimentichi, non è questo il perdono. Se il Signore la pensasse allo stesso modo, saremmo fritti, saremmo perduti. Alleluia. Dio perdona e dimentica, e ci dice, non perché ha qualche problema, ma ci dice che porta quel nostro peccato talmente lontano che Lui stesso non se ne ricorda più. E io lo voglio ringraziare, perché quanti dispiaceri abbiamo dato al Signore, amati alla grazia, quanti peccati, e il Signore nella sua grande bontà e nella sua grande benignità ci ha lavati, ci ha perdonati, alleluia, e ci sta preparando per il rapimento della sposa. Ricordatevi, non ve ne parla nessuno, né giornali, né giornali speciali, né telegiornali, non, neanche predicatore. È difficile che si tratti questo argomento, che la gente si metterebbe a ridere. Come? Saremmo rapiti? Ma di che cosa? Perché pensa al rapimento del portafoglio eventualmente? No, amate la grazia, rapiti noi, ma prima di essere rapiti occorre essere nel piano di salvezza di Dio, amate la grazia, essere in grazia di Dio, alleluia, ed essere pronti al rapimento. Io non vorrei farvi questa domanda, ma la faccio comunque, magari la rispondo io. Siamo pronti al rapimento della sposa, fratello e sorella? O la pensiamo con questo mondo, che le cose importanti sono quelle del mondo, il successo, oggi il successo, c'è gente che sperpera chissà quanto denaro, pur l'importante che ha successo, che prevale sugli altri, che possa dominare gli altri, che possa sapere, conoscere un po' meglio degli altri quello che accadrà. Ma il futuro lo conosce solo il Signore. E sapete voi quanta gente spende del denaro andando in questi veggenti dicendo: voglio conoscere il futuro, che così mi adeguo? Quanto denaro viene sperperato per questo? È un'offesa al Signore. Intanto loro non riceveranno mai una vera visione del futuro, perché solo Dio conosce il futuro. E il Dio di cui vi parlo è il creatore del cielo e della terra, ed è il mio creatore e formatore, il vostro creatore e formatore, e si è innalzato il nome del Signore Gesù Cristo. Vedete, amati del Signore, al tempo del profeta Michea, il popolo aveva voltato le spalle a Dio. Voi potreste dire: ma oggi non è così. È così, fratello. Non so se abbiamo superato in malvagità quel tempo, ma quello che io so è questo, che l'uomo è stato sempre malvagio, e malvagità per malvagità, il risultato è sempre malvagità. Solo la nuova nascita ci mette nella condizione di essere apprezzati dal Signore e di poter camminare veramente con Dio e di andare con Dio. Enoch camminò con Dio e andò con Dio. Allora, noi stiamo camminando con Dio, se camminiamo con Dio andremo con Dio, forse a godere l'eternità, fratello e sorella, di Lui. Ma ai tempi del profeta Michea il popolo ormai gli aveva voltato le spalle. Vedete, tutti erano corrotti, compreso i giudici, compreso i sacerdoti. Voi potreste dire: i giudici, ma perché oggi non ci sono giudici corrotti? Io non faccio nome e cognome, perché non li conosco neanche uno, ma da quello che mi dice la cronaca, io so che ci sono molti giudici corrotti e che si possono comprare. Come dire, sono i fatti, non possiamo essere negazionisti, di no, non è possibile. Giudice. E quando un giudice diventa iniquo, non c'è più giustizia, fratello e sorella. Non si può vivere a quelle condizioni di avere sempre e comunque torto.
Sicuramente il più delle volte possiamo aver torto per i nostri falli, ma non per quelli degli altri. Benedetto il Dio del cielo e della terra di lui. E così per i sacerdoti, cui il popolo mette la propria speranza, la propria fiducia, questa è la mia guida, senz'altro mi porterà verso la salvezza, ma lo portano verso la perdizione sicura, amati del Signore, perché l'indirizzo che gli danno è sbagliato. Non è Gesù di Nazareth, ma è padre quello, padre quell'altro, delle cose create che magari sono state, come dire, apprezzabili nel loro tempo, ma che il Signore non ha posto davanti a lui. Alleluia. Non possiamo mettere nessun idolo tra il nostro cuore e il Signore, amati ragazzi. Il salvare appartiene al Signore, il guarire appartiene al Signore, il guidarci verso la terra promessa, verso la Gerusalemme celeste, appartiene al Signore. E possiamo studiarle tutte, ma mai possiamo arrivare senza di lui a quella meta propostaci. Grazie a Dio per la sua benevolenza. Quello che regnava era l'odio, quello che regnava era la guerra, fratelli e sorelle, la distruzione, la povertà, la fame e la rovina. E ciò accade quando si vive nel peccato e comunque lontani dal Signore. Vogliamo accostarci un po' al Signore questa sera, amati ragazzi? Non ve ne pentirete mai. Nessuno si è mai pentito di aver servito il Signore. Ma non è facile spiegare il perché la gente abbia voltato le spalle al Signore. Per andare dove? Per avere un po' di libertà? Non c'è libertà senza lo spirito di libertà, che è lo Spirito Santo. Non c'è libertà. Quello che il mondo vuole è il libertinaggio, cioè di essere libero dalle regole, e quindi al peccato non si dà più il nome di peccato, ma gli si cambia il nome, trasgressione. Ma bugia bianca, insomma, si usano tante di quelle cose per in qualche modo giustificare. Io ho sempre detto che non esistono peccati grigi, per Dio sono tutti neri. Benedetto il Signore, tutti sono che portano verso la separazione da Dio. Alleluia, ma grazie a Dio che non c'è solo il peccato, c'è anche il ravvedimento. Mentre il peccato ci separa da Dio, il ravvedimento ci ricongiunge col Signore. Ma vedete, c'è una priorità nella nostra vita, deve esserci. Lui ci ha dato un granello di fede. Troverà questo granello di fede quando il Signore verrà? Lo utilizziamo nel giusto modo, fratelli e sorelle? O è solo quello per chiedere in modo personale, senza tener conto che c'è un mondo che sta perendo? È un mondo veramente in difficoltà, fratelli e sorelle. Stamattina la cronaca diceva che all'uscita di una stazione della metropolitana a Parigi, un giovane con un coltello ha ucciso un altro giovane e non so quanti feriti, il movente non si sa, ma poi si è scoperto che era dell'ISIS e che è stato ucciso dalle guardie di Parigi. Ma questa è una goccia, per la cronaca non dice solo questo, delle chiese pentecostali. Voi forse non l'avete letto, lo sentirete questa sera. Un paio di chiese pentecostali in questi ambiti dove c'è guerra, sono entrate, è entrata una donna con un bambino, una bambina, kamikaze, che sono lasciate esplodere, uccidendo non so quante persone. È incredibile in che mondo stiamo vivendo, fratello e sorella. È il mondo dei tempi di Michea o i tempi di Sodoma e Gomorra? È chiaro che è un mondo di confusione e c'è una ragione precisa. Il mondo si è ormai allontanato, distaccato dalla parola di Dio, anzi criticano la Chiesa, criticano noi, criticano me. Ma siate forti. Alleluia, quando ci criticano noi dobbiamo dare gloria a Dio, perché quello è il segno che apparteniamo al Signore, gli apparteniamo e vogliamo veramente predicare la parola di Dio con enfasi, con zelo, affinché la gente possa credere che c'è un Dio buono nel cielo. Siccome la gente è cattiva, tutta quanta, e vorrei farne di un fascio, di tutta l'erba un fascio si può fare, che buono dice la Bibbia solo Dio, quindi sono certo di non potermi sbagliare su questa manca la grazia. Ma non voglio che voi restate né freddi e né ferventi, date gloria al Signore, gloria a Gesù. Se siamo quel che siamo è per grazia di Dio, fratello e sorella, è Lui che ha avuto pietà di noi. Il mondo ormai è finito, fratello e ragazzi, o quasi finito.
Certo, potremmo noi influire con la preghiera, cosa che io faccio, voglio fare, vi invito a farlo, di pregare affinché Dio benedica i quattro canti della terra. Ci sono fra questi i nostri parenti, i nostri amici, gente che noi vogliamo bene, che noi amiamo e che il Signore ama, ma che se non si ravvedono purtroppo non rientrano nella salvezza, non rientrano ad essere la sposa di Cristo. E se alcuno non è stato trovato scritto nel libro della vita, per dire, non c'è pericolo che erroneamente sia finito in paradiso, assolutamente. Se non è trovato nel libro del perché, è sicuramente all'inferno. Cioè, queste sono più o meno le terminologie bibliche, amate la grazia, alleluia. Al versetto 5, guardate cosa dice la Bibbia: non fidatevi del compagno, non riponete fiducia nell'intimo amico, custodisci le porte della tua bocca davanti a colei che riposa sul tuo seno. Perfino il nucleo familiare, fratelli, che dovrebbe essere di fiducia, dovrebbe essere, come dire, un focolare, qualche cosa dove ci dà sicurezza, non è più affidabile. Ma voi sapete quanti crimini accadono nelle famiglie, nelle case, fratelli, sorelle. Non c'è un giorno di quella cronaca non ci parla di queste cose. Il marito uccide la moglie, il figlio uccide il padre o la madre, e per dei momenti a volte leggiamo che è impossibile, perciò la vita della persona vale 100 euro, vale 50 euro, che a volte per 100 euro o per un furtarello del genere si uccide qualcuno. Ma dove sta arrivando, fratelli e sorelle? Questa è l'assenza totale di Dio, perché non l'assenza perché Dio si è ritratto, ma perché è la gente che ha abbandonato il Signore. Magari poi nella propria coscienza pensa che è importante servire Dio, lo fa religiosamente, ipocritamente, che non cambierà mai la sua vita, e alla fine se dovrà fare un colpo maldestro lo farà sempre, perché non teme il Signore. Chi teme il Signore sa che il Signore è presente sempre in qualsiasi circostanza. Come il Signore in questo momento è presente qui, e questo è un uomo santo, amato della grazia, perché il Signore lo rende santo per la sua presenza. Alleluia. Lodiamo e magnifichiamo il Signore. Alleluia. 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 Grida tu, Signore. Alleluia. Alza la tua voce, Signore. Alleluia. Che non venga soffocata da nulla, e che la tua parola giunga dentro i nostri cuori, fino a dividere l'anima, quando sei nelle profondità dell'anima, sia glorificato il Signore. In Michea capitolo 6 versetto 9 è scritto: la voce dell'Eterno grida alla città, e io dico, Signore, continua a farlo, perché nel momento che il Signore si tace, questo è il momento più terrificante di tutti i tempi. Alleluia. Grazie a Dio. Se costoro si tacciano, le pietre grideranno. Il Signore sì, grida la città con la sua parola, predica la città, ma vuole che ancora noi lo odiamo, lo magnifichiamo per le grazie. E poi la scrittura dice: chi ha sapienza conoscerà il tuo nome, fate attenzione alla verga e a colui che l'ha disegnata. Alleluia. Noi vediamo che ci espone al nemico, e sia glorificato il nome del Signore nostro Gesù Cristo, che sento che è in mezzo a noi. Alleluia. Non lasciamo che bussi continuamente alla porta del cuore, ma permettiamo a Dio di entrare, amati del Signore. Chissà se non porterà qualche altro granellino di fede. Io ne ho di bisogno, amati della grazia, perché questo è in fondo quello che fa la differenza. Senza fede e senza timore del Signore, noi praticamente siamo nelle condizioni di non fare assolutamente nulla. Alleluia. Noi vogliamo onorare il Signore con la nostra fede, vogliamo onorare il Signore con le nostre opere. Alleluia. Si è innalzato il suo santo e glorioso nome, Gesù Cristo. Alleluia. 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 Grazie, Signore Gesù, alleluia, per la tua benevolenza. Alleluia. Ci sono, al versetto 7 che abbiamo letto nel testo, tre sagge risoluzioni per venire fuori dalla crisi, perché non c'è dubbio che tutto il capitolo parla dell'estrema corruzione e della malvagità che c'era al tempo di Michea. La prima è: ma io guarderò all'Eterno. Cioè, il fatto che c'è un grande problema, già versetto 7 ci dà la soluzione: io guarderò all'Eterno. Vi ricordate quelle parole di Giosuè? Fate quello che volete, io non pongo nessun veto su di voi. Hanno attraversato il Giordano,
Volete servire voi gli dei da questa parte del Giordano? Fatelo pure. Ma quanti a me? Quanti a me? Io e la casa mia serviremo l'Eterno. E non dipenderò da quello che fate voi, né vi obbligo a farlo. Ma io e la casa mia, lui aveva veramente questo potere, questa capacità di avere la sua casa sottomessa a lui, amato il Signore, alleluia. Tanto che lui non decideva solo per sé, aveva appena ammaestrato, cioè vuol dire, la sua famiglia, e aveva anche ben dato l'esempio alla sua famiglia, perché poté dire io e la casa mia serviremo l'Eterno. Quindi la prima risoluzione è questa, alleluia, che sono delle saggezze, ma io guarderò all'Eterno. La seconda risoluzione: io spererò nel Dio della mia salvezza. Non avrebbe senso alcuno, fratello, solo guardare il Signore senza sperare nel Signore, sarebbe una speranza morta. Ma noi non vogliamo che la nostra speranza sia morta, ma che sia viva. Possiamo dire amen. E se io spero nell'Eterno, sapendo che lui è Dio vivente e vero, io senz'altro sarò esaudito. Anche se la mia voce è debole, fratello, e il mio problema è grande, la grandezza del problema o la bassezza della mia voce non valgono nulla, perché il Signore può ascoltare anche una voce bassa, fratello e sorelle, e il Signore può soddisfare un problema grande, qualunque esso sia. Io non conosco a volte neanche i miei problemi, o perlomeno, come dire, quasi inconsciamente non ne conosco il vero peso, magari conosco il problema, non so veramente il peso, non so quali sono i vostri problemi. Ma una cosa so, fratelli e sorelle, che qualunque essi siano, grandi contesti possono essere, mettiamo tutto nelle mani del Signore. Alleluia, grazie a Dio. E poi la terza risoluzione: il mio Dio mi ascolterà. Sperare, credere al Signore. Alleluia, grazie a Dio la sua benevolenza. Alleluia, grazie a Dio la sua benevolenza. Guardare l'Eterno, sperare e ascoltare e ricevere da Dio la risposta è il massimo che si possa ottenere. Sia ringraziato il Signore per la sua parola. Il mio Dio mi ascolterà. Vi voglio leggere alcune cose che riguardano il profeta Isaia, il capitolo 1. Osservate cosa dice qui la scrittura, amate la grazia. Alleluia. Nel versetto 9: se l'Eterno degli eserciti non ci avesse lasciato un piccolo residuo, saremmo come Sodoma e assomiglieremmo a Gomorra. Questo versetto basta e avanza per dire grazie Signore, quel residuo c'è. Sì, la gente ancora oggi vive quasi come Sodoma e Gomorra, ma c'è un residuo, c'è la sposa di Cristo, amante del Signore, che rigetta quel genere di vita. Alleluia. E poi dice al versetto 10: ascoltate la parola dell'Eterno, o capi di Sodoma, prestate orecchio alla legge del nostro Dio, o popolo di Gomorra. Che mi importa la moltitudine dei vostri sacrifici? Come dire, potreste fare tutti i sacrifici che vorrete, ma nessun sacrificio supererà quello che Dio, che ha soddisfatto Dio, cioè quello di Cristo sulla croce, dice l'Eterno. Sono sazio degli olocausti dei montoni e del grasso di bestie ingrassate, il sangue dei tori, degli agnelli e dei capi non lo gradisco. Gloria al Signore Gesù Cristo. Quando venite a presentarvi davanti a me, chi ha richiesto questo da voi, che calpestate i miei cortili? Io non ve l'ho chiesto, dice il Signore. Perché lo fate? Smettete di portare offerte vane. L'incenso è per me un abominio, e quando ai noviluni, ai sabati e al convocare riunioni, io non posso sopportare l'iniquità assieme all'assemblea solenne. Io odio i vostri noviluni e le vostre feste solenne, sono un peso per me, sono stanco di sopportarle. Quando stendete le vostre mani, io nascondo i miei occhi da voi, anche se moltiplicate le preghiere, io non ascolto. Le vostre mani sono piene di sangue. Fino al versetto 15, veramente quello che il Signore dice al popolo di quel tempo, ma anche al tempo di Michea, e ritengo anche nel nostro tempo, sono tutte da prendere in considerazione. Ma dal versetto 16 osservate cosa dice: lavatevi, purificatevi, togliete dalla mia presenza la malvagità delle vostre azioni e cessate di fare il male, imparate a fare il bene,
cercate la giustizia, soccorrete l'oppresso, rendete giustizia all'orfano, difendete la causa della vedova. Venite quindi, discutiamo, dice il Signore, la parola è discutiamo assieme, alleluia, dice l'Eterno, e poi ci dice, anche se i vostri peccati fossero come lo scarlatto, diventeranno bianchi come neve, anche se fossero rossi come porpora, diventeranno come lana. Se i nostri peccati sono di un colore veramente profondo, intenso, il Signore è in grado di portarlo al bianco, e come la lana, come la lana. Sia ringraziato il Signore per tutto questo. Amati della grazia di Dio nostro è con noi. Voi tutti, dice con la Bibbia, che siete travati e travagliati, venite a me, c'è un invito, il Signore ci invita anche se siamo in condizioni pessime. Non ti dice, non c'è rimedio. Perché a questo punto, se Dio ci dicesse non c'è rimedio, è come dire che Lui ha un limite alle problematiche, ma il Signore non ha alcun limite per delle sorelle. Qualunque sia il nostro problema, piccolo o grande che sia, il Signore ha la soluzione al mio problema. E questo mi rende veramente gioioso. Si è innalzato il Signore per la sua benevolenza. In 2 Corinzi capitolo 3 versetto 18 la Bibbia ci dice: e noi tutti, contemplando a faccia scoperta come in uno specchio la gloria del Signore, siamo trasformati nella stessa immagine di gloria in gloria, come per lo Spirito del Signore. Il contrario di questo sarebbe che non saremmo affatto trasformati di gloria in gloria, ma per lo Spirito di Dio, grazie alla nuova nascita, noi possiamo veramente essere trasformati di gloria in gloria. Già uno potrebbe dire, ma già basta la prima gloria. Di gloria in gloria significa fare dei salti di qualità e avanzare nella gloria di Dio e assomigliare sempre più a Cristo, amati nella grazia di Lui. E buono Signore, amen. Grazie a Dio per la sua benevolenza, santo e giusto. In un giorno il Signore, quando ha visto quegli uomini portare un loro amico e calarlo dal tetto, il Signore va a dire, e veduta la loro fede, disse al paralitico, i tuoi peccati ti sono promessi. Ma la ragione per cui i quattro suoi amici l'hanno portato al Signore non era per recuperare l'uso delle gambe. Vedete il problema qual è? Ci può essere fede, ma in questo modo. Cioè, in altre parole, il Signore ha un'altra prospettiva, un altro punto di vista, che sicuramente è il migliore del nostro, non c'è alcun dubbio. Quando il Signore disse, adesso sei a posto, prendi il tuo reticello e vattene via, no? Veduta la fede dei quattro, cioè di mio amico, il Signore premia la fede, che sia in me o che sia in voi, quando volte il santo di fratello prega per me. Va bene, non è sbagliato richiedere preghiera, ma la preghiera tua, caro fratello, è valida quanto la mia. Gloria al Signore, non è che la mia preghiera sia migliore, amate la grazia, alleluia. Alleluia, gloria a Dio nei luoghi altissimi, alleluia. Ma noi vediamo che dopo queste parole, dopo che il Signore l'ha guarito spiritualmente, poi lo guarì anche fisicamente, gloria al Signore Gesù. Lasciamo i tempi di Dio, lasciamo al Signore la priorità, perché Lui è assolutamente infallibile. Alleluia. Il Tempio di Dio è sicuramente quello che il Signore si è costruito da sé. Lui non chiede aiuto. Per caso vi risulta che il Signore abbia fatto qualcosa nel creato in cui qualche donato sia stato con Lui? La Bibbia dice senza che alcuno sia stato meco. Come? Io da solo ho fatto questo, questo, questo e quest'altro. E noi lo lodiamo il Signore per le cose che ha già fatto e lo glorifichiamo, lo adoriamo per le cose che il Signore o per quello che Lui realmente è. Alleluia. E non c'è alcun dubbio, fratello e sorelle, che ora parliamo non del Tempio, ma dei tempi, del tempo di Dio. Il tempo del Signore è diverso dal nostro tempo. Perché noi vorremmo che il Signore agisse oggi e invece il Signore vuole agire domani. Bene. Io nel mio giardinetto ho alcuni frutti, soprattutto le ciliegie, che sono felicissimo quando la mia nipotina mi dice zio, ne voglio mangiare qualcuno. Però il contrasto tra me e mia nipotina qual è?
contrasta che lei ne mangerebbe anche acerbi. E invece io gli dico: stai tranquilla, aspetta che si maturino e li mangi dolci. E così sono i tempi del Signore. Noi vorremmo prendere le cose acerbe, quello che ci fanno stare male, quello che ci accendono la gastrite. E invece il Signore vuole il suo tempo, che fa maturare le cose. Permettiamole la maturazione del frutto e lo mangeremo con gioia e senz'altro con beneficio anche per il nostro corpo. Aspettate il Signore. Alleluia. Quando le sorelle di Lazzaro hanno mandato a chiamare il Signore Gesù Cristo, lo hanno mandato a chiamare per guarire Lazzaro. Per loro la cosa importante era guarire, ma mai si sarebbero sognati quello che poi accadde. Ma una cosa del genere agli occhi di Gesù era impensabile, c'era la risurrezione del loro fratello. Ma è questo il Signore, nel suo tempo, al momento giusto, anche se è stato rimproverato per il ritardo, perché se fosse stato qua, gli hanno detto, il nostro fratello Lazzaro non sarebbe morto. Ma noi sappiamo che il Signore voleva manifestare con i suoi tempi, con la sua priorità, la sua gloria, e debba dire: io sono la resurrezione e la vita. Se qualcuno crede in me, benché sia morto, vivrà. Siamo eterni, possiamo dare gloria a Dio. Siamo eterni per grazia di Dio, che è il Signore che ci ha resi eterni. La nostra anima incontra l'eternità con il Signore. Alleluia. L'eterno in termini assoluti è Dio, ma poiché Dio è eterno, anche la sua sposa sarà eterna. Ora cercherà un altro dopo qualche miliardo di anni. Assolutamente no, non è scritto questo nella Bibbia. Grazie a Dio per tutto questo. Amati della grazia, sia innalzato il Signore nostro Gesù Cristo. Il Salmo 40 ci dice in un versetto: alleluia, ho pazientemente aspettato il Signore. Quindi i tempi di Dio sono diversi dai nostri tempi, amati della grazia, e il salmista ci fa notare, sottolineando, che ha pazientemente, che se non avesse avuto pazienza anche lui avrebbe commesso gli errori che commettiamo spesso noi. Ma grazie a Dio lui ha usato, ha fatto uso della pazienza di Dio nella sua vita, ha aspettato il Signore e il Signore si è manifestato. Io direi, fratello e sorelle, aspetta il Signore. E anche se c'è un mare da aprire davanti a voi o alle vostre spalle, il Signore lo aprirà e gli farà una strada dividendo le acque, come ha fatto col popolo di Israele, fratello e sorella. Alleluia. E poi il Signore, aspettate l'Eterno, e sarà Lui ad aprire questa strada in un luogo impossibile. Direi che aspettate il Signore, e se ci sono delle mura, anche 5-6 metri di spessore come Gerico, che devono sprofondare, il Signore al momento giusto, al grido di gioia o comunque in ubbidienza a tutti i suoi dettami, Lui sprofonderà quelle mura e la città è vostra. Alleluia. E la conquisterete con la Signore Gesù Cristo. E poi il Signore, no, si possono dire tante cose, alleluia, aspetta la risposta che arriverà, perché il Signore senz'altro, se gli facciamo una richiesta, Lui darà una risposta a tutto quello che noi gli chiediamo, fratello. E poi il Signore, aspetta, perché il Signore ascolta, anche se il tuo grido è debole. Ma a volte non lo ascoltiamo o non aspettiamo, pensiamo di fare un grido, una voce grossa, forse il Signore ci ascolterà per quello. No, fratello e sorella, è perché il tempo di Dio non è lo stesso come il nostro tempo. E quindi, come dice ancora il profeta, io stavo alla vedetta per vedere quello che sarebbe accaduto. Allora stavo lì aspettando. Ora anche noi, fratelli e sorelle, stiamo nella vedetta, nella chiesa, e aspettiamo il Signore. Volete una grande benedizione? Volete che il Signore vi elimini un grande problema? Il Signore lo farà. Voi dovete credere che a quella crisi di cui è scritta nel versetto in Michea, in questo capitolo 7, il Signore ha tre risoluzioni fondamentali, che è quella di pagare, di aspettare il Signore, di confidare in Dio, e il Signore nel suo tempo, con i suoi tempi, con i suoi modi, risponderà senz'altro, come del Signore. Aspetta, perché il Signore ascolta, anche se il tuo grido è molto, ma molto debole. C'è una lode per il Signore. Gloria a Dio. Aspetta, perché Egli verrà e verrà per salvarti. Lui non viene il Signore per condannarti, quando verrà per prendere la sua sposa salva, pulita. Alleluia.
netta, irreprensibile, benedetto il Signore, perché Lui col suo sangue ci ha resi tali, fratello, non per i nostri meriti, e sia ringraziato il Signore, alleluia. Aspetta, perché Dio ascolta la tua preghiera, alleluia. Noi a volte vorremmo il miracolo senza neanche pregare. Questo io non dico che è impossibile, ma Dio ha scelto la preghiera come mezzo per rispondere alle nostre necessità. Lui conosce il mio problema, conosce i vostri problemi, e allora uno potrebbe dire: se lo conosce, perché non agisce? Molte volte agisce, siamo noi quelli a non tenerne conto, neanche a ringraziarlo. Chissà quanti incidenti ci ha fatto evitare, noi neanche ce ne siamo accorti, fratello, sorella, a Lui. Ma il mezzo scelto da Dio per rispondere ai nostri bisogni è la preghiera. Non c'è altro modo, fratello, sorella, a Lui, che quel granellino di fede che il Signore ha visto nei quattro e ha operato. La vede in noi e opera per noi e per quelli che ci stanno attorno. Alleluia, gloria al nostro Signore Gesù Cristo. Aspetta il Signore anche quando pensi di essere solo. Il profeta Elia va a dire al Signore: solo. Non è vero, Elia, non sei solo, perché circa 7.000 uomini sono messi in disparte, che non si sono piegati davanti a Baal. Non sei solo, Dio l'ha visto e lo ha raggiunto e lo ha nutrito con i suoi corpi, benedetto il Signore. Vuoi dire Dio ai corpi, ma Dio ha tutto, ma non è come le aquile, le gazze, tutto appartiene al Signore, gatti, tutto appartiene al Signore, benedetto il Signore. Alleluia, 7.000 uomini che non si sono piegati, alleluia, e uno potrebbe dire è un bel numero, ma a confronto di quanta popolazione c'era allora è un numero esiguo. Ancora oggi quelli che aspettano il Signore potremmo dire grazie a Dio è un bel numero, ma è sempre pochissimo a confronto della popolazione mondiale. Quanti si preparano all'incontro col Signore? Io spero che non sia uno scontro, fratelli e sorelle, ma che sia un incontro col Signore, quello Dio nostro. Alleluia, ascolta, perché il Dio non solo ascolterà, il Signore non solo ascolterà la nostra preghiera, ma le esaudirà. E questa è una cosa fondamentale. Vogliamo alzarci a battere la grazia, alleluia, e diamo gloria a Dio, alleluia, affinché ci esaudisca con i suoi modi, con i suoi tempi, con la sua bontà, con la sua benignità. Si è innalzato il tuo nome, oh Padre Santo. Io ti chiedo di fortificarci nella sapienza dello Spirito, Padre. Dacci le forze che ci hai promesso, Signore. E siamo dati e modificati il tuo santo e glorioso nome, Gesù. Accrescimi la fede.